I made a promise to keep him alive. Though he's gone, he still hasn't died. I'll tell the story and promise to go on, to cross all the mountains, to let it be known. To hold on, hold on, don't give up, stay strong. Hold on, hold on, don't give up, stay strong. You will feel weak and darkness you feel. You may feel down, but please wear your crown. So hold on, hold on, don't give up, stay strong. Hold on, hold on, don't give up, stay strong.
tre anni il suo primo pallone con la scritta Forza Juve. Ora è grande e dribbla da campione. Ha cambiato maglia e adesso gioca col cuore. La gente gli chiede di segnare, è un calciatore. E tuo padre ti applaude anche quando dovrebbe fischiare. Gli sembra quasi di giocare ogni volta che tocchi il pallone. E se devi uscire dal campo, gli si gela il sangue nelle vene. Ti tira su con le parole, ti vuole bene. Quante volte ripensi agli amici che vorresti lasciare? Uscire la sera con loro senza fretta di tornare. Le ragazze non le puoi vedere, ti manca il tempo anche per sognare. Ma questa è la tua vita, sei un calciatore. Ma quando la rete si gonfia, comincia a volare. Di corsa le braccia aperte, come un aquilone. La gioia è più grande del campo, non riesci a vedere. Poi ti ritrovi ad urlare sotto il tuo striscione. Calcio finisce, la vita resta e voglio sempre dare come uomo un ricordo importante. L'affetto mi è venuto da tutta Italia, vuol dire che ho lasciato qualcosa come uomo e questa è la mia vittoria più grande, la mia gioia più grande. Mostrarvi altri video, magari di Carmelo calciatore, con qualche gol fatto e anche di tanti sbagliati. Avremmo voluto essere qui per poter ringraziare tutte le manifestazioni d'affetto arrivate da tutti i campi di calcio, di tutte le categorie, in particolare alle tifoserie che da nord a sud si sono unite nello stesso messaggio: tifiamo per te. Il mondo del calcio ha voluto sottolineare che non è poi così malato come vuol far sembrare. Avremmo voluto raccontarvi un'altra storia, di quelle che finiscono con un lieto fine, e come morale della favola ci saremmo preoccupati noi stessi di scrivere. Abbiamo imparato la lezione.
Avremmo tanto voluto, appunto, continuare ad illuderci che certe brutte storie si sentono, sì, ma nemmeno negli incubi più brutti pensi che possa coinvolgere una persona che ami. Avremmo voluto testimoniare che l'amore di una famiglia può vincere anche contro la morte. Non l'abbiamo mai lasciato solo, ma siamo qui a piangere un padre, un marito, un fratello, un figlio e un amico. Quello che è certo è che non avremmo mai voluto mostrare le immagini di Carmelo ridotto in quelle condizioni, ma se lo abbiamo fatto è perché siamo convinti che questo sia il suo testamento. Lui, che con il tempo ha capito che non stava lottando soltanto per sua moglie, per i suoi figli e per la nostra famiglia, lo faceva anche per quelli che scendono in campo contro questo brutto male senza pubblico sugli spalti ad incitarli. Quelli che per ogni striscione esposto in uno stadio si accendeva un riflettore nelle loro stanze d'ospedale. In Briani non mollare era diventata la loro voce. Sono loro che adesso ci chiedono di non abbandonare il campo. La partita non è finita. Quindi non più per Imbriani, ma per Paolo, Angela, Maria, Francesco e tutti coloro costretti a scendere in campo contro un avversario che gioca sleale. Papà torna. Carmelo non stava mentendo a suo figlio. La sua era una speranza. La speranza che un giorno Sofia e Fernando riconosceranno il suo sguardo in tutti quelli che combattono la sua stessa battaglia e con l'aiuto di tutti la vinceranno. Il Comitato per la Vita, Daniele Chianelli, l'Associazione Fioravanti Polito, da anni sensibilizzano la prevenzione e aiutano la ricerca per dare la possibilità a chi gioca contro questo avversario di giocarsela ad armi pari. Era questa anche la volontà di mio fratello. In questi mesi non abbiamo mai chiesto a nessuno di tifare per Carmelo perché giocava a calcio come Maradona e adesso non chiediamo che venga ricordato come un santo, anzi, di difetti ne aveva tanti, così tanti che ogni giorno ce ne manca uno. Ma se questa esperienza non ci ha insegnato niente, Carmelo muore due volte. Bueno, importante es hablar ahora acerca de un futbolista quien a través precisamente de lo que hacía en el campo, no solamente como jugador, sino también como
un líder de la paz, deja un legado de unión, esfuerzo y hereda una fundación conocida como Imbriani non Mollare. Sismo, esta es la entrega. Hoy con nosotros su hermano, Gianpolo Imbriani. Gianpolo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. La voce di Carmelo Imbriani si è spenta per sempre il 13 febbraio 2013, stroncato da una leucemia. Ma a distanza di 7 anni, lo spirito del suo esempio sportivo e di vita continua ad aleggiare in giro per il mondo, grazie alla missione del fratello Gianpaolo, che ha fatto tappa anche qui in Canada, a Montreal. Volevo che non si perdesse tutto quello che era successo durante il periodo della sua malattia, quando lui da una stanza d'ospedale ha visto tante manifestazioni di affetto in tantissimi stati d'Italia, da nord a sud del paese. Alla notizia della sua scomparsa, molti personaggi di spicco del calcio italiano onorarono immediatamente la figura di Carmelo, tra cui Francesco Totti e Antonio Conte. Mi stringo alla famiglia e a tutti i parenti che sono vicini a lui e sentire condoglianze, perché è veramente una grande, abbiamo perso una grande persona. Oggi è un giorno molto triste perché purtroppo ci sarà la scomparsa di un amico, Carmelo Imbriani. Sono molto vicino al fratello, a tutta la sua famiglia, a tutte le persone che hanno voluto bene a questo ragazzo. Yes, this bike has just traveled from Miami to San Francisco underneath Gianpaolo Imbriani. What an epic journey. He went through Florida, Louisiana, Texas, wow. Alabama, Mississippi, New Mexico, distance. Colorado, Utah, Arizona, Nevada, and California. That is unbelievable. I was just, as you were saying that, I was thinking of the journey. I'm like, oh my God, that's such a long way. It's wet, it's hot, it's massive journey. Yeah. I'm like today, I'm having girls to... From Italy. So, let me welcome my guest today. Hello. Hello, how are you? I'm good, and you? I'm good. Welcome in the studios. Thank you so much. Can you introduce yourself to Malawians? Questa tua traversata intercontinentale, dove, quali paesi hai toccato fino adesso? Sono 106 paesi del mondo, quindi sono più di 300.000 chilometri e più di 110.000 sono fatti in autostop, quindi mi piace sottolineare dell'autostop e delle persone che mi ospitano, perché sono quelle che mi permettono di lasciare un adesivo o qualcosa che racconta di mio fratello. Nei diversi paesi che attraverso. Incontriamo a Toronto Gianpaolo Imbriani, fratello di Carmelo, il calciatore del Napoli e del Benevento, morto di tumore nel 2013, che si distinse per i valori di lealtà sportiva e antirazzismo. Gianpaolo è in Nord America proprio con l'intento di non disperdere l'amore che la sua storia riuscì a generare. Immerso nel ricordo struggente di Carmelo, Gianpaolo Imbriani si presenta ovunque alla gente, raccontando e rivivendo in mille sfumature diverse la storia commovente del fratello e realizzare il suo sogno di farla conoscere ai bambini di tutto il mondo che corrono felici dietro un pallone. In quell'anno lì arrivò anche l'ora del debutto in Serie A. Carmelo è stata una speranza del calcio. In quell'anno fece molto bene con Bosco. Sapeva che i valori veri della vita sono altri, non è il successo, la popolarità. Vedere mio fratello a casa, non vedevo quella... non vedevo quello che la televisione raccontava. Imbriani, non mollare. Assolutamente non ho intenzione di mollare. Marco Luciani Castiglia, Omni News, Montreal.
Carmelo Imbriani, mio fratello, non giocava al calcio come Maradona, né tantomeno è diventato un personaggio mediatico al di fuori del calcio. Eppure in tanti lo hanno sostenuto sugli spalti da nord a sud del paese, passando dai campetti di periferia sulle isole. Sognava un calcio diverso, aveva un'idea di sport che ha fatto fatica a trovare in quella attuale. Probabilmente la cosa che lo ha più riempito di orgoglio è stato quando a un letto di ospedale ha saputo di tifoserie avversarie che si erano unite sotto un unico striscione, Imbriani non mollare. Questa canzone mi porta a lui. Mi è arrivata all'orecchio la sera stessa che l'ho perso e da quel momento accompagna i miei viaggi. Ho estrapolato da una sua foto dopo un gol, un'immagine senza bandiere né colori, perché sono convinto che anche solo un'immagine, una storia ben raccontata possono arricchire ed arrivare agli occhi di un bambino. Gesti che hanno dimostrato come un uomo può lasciare un segno importante anche senza segnare un gol nella finale di un mondiale. Imbriani non mollare è la storia di una promessa, di un sogno e di due fratelli che girano il mondo abbracciati. La promessa è quella ambiziosa di far conoscere la sua storia in tutto il mondo. Il sogno è quello di girare il mondo su un furgoncino che mette in risalto l'immagine di Carmelo insieme a quella di una famosa opera di Keith Haring. Due figure unite da un unico messaggio di fratellanza che racconteranno per strada quello che di buono è emerso da questa brutta storia. Con il tempo poi vorrei arrivare nei paesi più poveri della terra, lasciando su ogni opera l'effigie di Carmelo. Ti porto via con me, mi ha convinto poi a partire, non più solo. Resterò qui a guardare.